Come già abbiamo fatto per il capitolo 31esimo, cioè per la prima metà della digressione manzoniana sulla peste del 1629-30, anche per il capitolo 32esimo, che rappresenta la seconda e ultima parte della digressione stessa, divideremo la lettura e il commento del capitolo in tre video lezioni distinte, così da poter seguire meglio e in tempi più gestibili durante l'estate. Quest'oggi vi propongo la lettura e il commento delle prime due delle 4 o 5 sequenze nelle quali possiamo, come di consueto, dividere il capitolo. Nella nostra edizione partiamo ovviamente dalla prima riga a pagina 904. Se ricordate, vi ho già detto più volte nelle scorse video lezioni sul capitolo 31 che questa coppia di capitoli rappresenta una sorta di scala ascendente, di climax, per utilizzare il nome della figura retorica. La tensione aumenta via via di pari passo con la gravità della pestilenza. Siamo ormai arrivati alla tarda primavera del 1630. La peste è entrata a Milano ormai da più di 6 mesi e la situazione si va facendo di settimana in settimana più grave. Nella prima sequenza, che apre il capitolo, parleremo dell'appello delle autorità della città al governatore dello Stato di Milano perché finalmente intervenga e prenda dei provvedimenti seri. Nella seconda sequenza, e qui ci fermeremo quest'oggi, parleremo invece della cosiddetta processione di San Carlo, una grande manifestazione religiosa che la religione dell'epoca vedeva come un possibile rimedio miracoloso alla pestilenza stessa. Cominciamo dunque la lettura del capitolo da pagina 904, dalla prima riga del capitolo 32esimo. Divenendo sempre più difficile il supplire alle esigenze dolorose della circostanza, era stato il 4 di maggio, come sapete l'anno è 1630, deciso nel Consiglio dei Decurioni di ricorrere per aiuto al governatore. Voi sapete bene che nel 1630 la Lombardia, col termine di oggi, lo Stato di Milano, era nelle mani della Spagna e quindi c'era un governatore spagnolo. E il 22 di maggio furono spediti al campo due di quel corpo che gli rappresentassero i guai e le strettezze della città. Perché dice al campo di battaglia. Il governatore di Milano in quel momento era impegnatissimo nella conquista di Casale Monferrato, una pagina importante della guerra dei Trent'anni, e quindi a suo dire non aveva tempo da perdere con la peste di Milano. La situazione si è fatta tale che però due rappresentanti della città vanno a parlargli direttamente vicino al campo di battaglia. Le spese enormi. Le casse vuote, le rendite degli anni a venire impegnate, le imposte correnti non pagate per la miseria generale, prodotta da tante cause e dal guasto militare in specie. Gli mettessero in considerazione che per leggi e consuetudini non interrotte e per decreto speciale di Carlo V, le spese della peste dovevano essere a carico del fisco. In quella del 1576, avere il governatore, marchese d'Ayamonte, non solo sospese tutte le imposizioni camerali, ma data alla città una sovvenzione di 40.000 scudi della stessa camera. Chiedessero finalmente quattro cose: che le imposizioni fossero sospese, come si era fatto allora, la Camera desse danari, il governatore informasse il re delle miserie della città e della provincia, dispensasse da nuovi alloggiamenti militari il paese già rovinato dai passati. Come vedete, c'è un elenco di quattro richieste precisissime da parte delle autorità locali rivolte al governatore spagnolo di Milano. Vediamo la risposta. Il governatore scrisse in risposta condoglianze e nuove esortazioni.
dispiacergli di non poter trovarsi nella città per impiegare ogni sua cura in sollievo di quella, ma sperare che a tutto avrebbe supplito lo zelo di quei signori. Questo essere il tempo di spendere senza risparmio, di ingegnarsi in ogni maniera. In quanto alle richieste espresse, qui c'è una frase in spagnolo, perdonate la mia pronuncia sicuramente non molto adatta, proveré en el mejor modo que el tempo y necesidades presentes permitieren, cioè cercare di fare il meglio possibile compatibilmente con la difficoltà del momento. E sotto un girigogolo, non diremmo un arzigogolo, uno scarabocchio, che voleva dire Ambrogio Spinola, chiaro come le sue promesse. La lettera ovviamente è firmata col nome e cognome del governatore. Impariamo come si chiamava Ambrogio Spinola. Il gran cancelliere Ferrera, che voi ragazzi già conoscete, gli scrisse che quella risposta era stata letta dai decurioni con grande sconsuelo, no? Con grande delusione. Ci furono altre andate e venute, domande e risposte, ma non trovo che se ne venisse a più strette conclusioni. Qualche tempo dopo, nel colmo della peste, il governatore trasferì, con lettere patenti, la sua autorità a Ferrer medesimo, avendo lui, come scrisse, da pensare alla guerra. Come vedete, la risposta da parte del governatore è tardiva, insufficiente, ipocrita e irresponsabile. Sta praticamente dicendo loro: arrangiatevi da soli, io sono già impegnato a fare la guerra. La quale, sia detto qui incidentemente, cioè di passaggio, dopo aver portato via, senza parlare dei soldati, 1 milione di persone a dir poco per mezzo del contagio, tra la Lombardia, il Veneziano, il Piemonte, la Toscana e una parte della Romagna, dopo aver desolati, come si è visto di sopra, i luoghi per cui passò, e figuratevi quelli dove fu fatta, dopo la presa e il sacco atroce di Mantova, finì con riconoscerne tutti il nuovo duca, per escludere il quale la guerra era stata intrapresa. Bisogna però dire che fu obbligato a cedere al duca di Savoia un pezzo del Monferrato, della rendita di 15.000 scudi, e a Ferrante, duca di Guastalla, altre terre della rendita di 6.000. E che ci fu un altro trattato a parte e segretissimo, col quale il duca di Savoia suddetto cedé, noi diremmo cedette, Pinerolo alla Francia. Trattato eseguito qualche tempo dopo, sott'altri pretesti e a furia di furberie. Come vedete, Manzoni chiude la parte introduttiva, la prima sequenza del capitolo 32, con una specie di punto della situazione non solo sulla peste a Milano, di cui ha già detto tanto, ma anche della guerra in corso intorno a Casale Monferrato. Semplicemente per dire che questa guerra, durata mesi e mesi, si era conclusa con un sostanziale pareggio, dunque era stata una guerra completamente inutile o quasi, e la pestilenza da lei causata aveva già causato più di 1 milione di morti in tutto il nord Italia. Passiamo adesso, ragazzi, alla seconda sequenza del capitolo 32, quella che potremmo intitolare La processione di San Carlo. Ora vedremo di cosa si tratti. Ripartiamo dalla riga numero 38. Insieme con quella risoluzione, cioè decisione, i decurioni, noi diremmo i consiglieri comunali, ne avevano presa un'altra, di chiedere al cardinale arcivescovo che si facesse una processione solenne portando per la città il corpo di San Carlo. Dunque, il cardinale arcivescovo di cui si parla, siamo nel 1630, lo conoscete già benissimo, è il cardinale Federico Borromeo, di cui tanto abbiamo detto nei mesi scorsi. Cioè, le autorità cittadine chiedono, quasi supplicano, il cardinale di fare una grande processione, che è quella che vedete nel disegno in sovraimpressione durante la lezione di oggi, portando per la città il corpo di San Carlo, che è San Carlo Borromeo,
antenato di Federico Borromeo, che aveva già fama di santità all'epoca, come a chiedere un miracolo al santo. Il buon prelato, cioè il cardinal Borromeo, Federico, rifiutò per molte ragioni. Gli dispiaceva quella fiducia in un mezzo arbitrario e temeva che se l'effetto non avesse corrisposto, cioè se non ci fosse poi stato il miracolo, come pure temeva, la fiducia si cambiasse in scandalo. Temeva di più che, seppur c'era di questi untori, la processione fosse un'occasione troppo comoda al delitto. Se non ce n'era, il radunarsi tanta gente non poteva che spandere sempre più il contagio, pericolo ben più reale, che il sospetto sopito delle unzioni si era intanto ridestato, più generale e più furioso di prima. Come vedete dunque, in prima battuta il cardinale Federico Borromeo usa molto buon senso e dice: direi di no, forse è meglio evitare di fare questa processione, soprattutto per un motivo fondamentale. Se gli untori esistono, hanno carta bianca per ungere praticamente tutta la città nel frattempo. Se gli untori non esistono, come è più probabile, ammassare così tanta gente, migliaia di persone in piazza, l'una vicino all'altra, nel cuore del contagio, vorrebbe dire far esplodere la situazione e far ammalare tutti. Ovviamente aveva ragione. Si era visto di nuovo, o questa volta era parso di vedere, unte muraglie, porte di edifici pubblici, usci di case, martelli. Le nuove, cioè le notizie di tali scoperte, volavano di bocca in bocca. E come accade più che mai, quando gli animi sono preoccupati, il sentire faceva l'effetto del vedere. Gli animi, sempre più amareggiati dalla presenza dei mali, irritati dall'insistenza del pericolo, abbracciavano più volentieri quella credenza che la collera aspira a punire. E, come osservò acutamente, a questo stesso proposito un uomo d'ingegno, le piace più di attribuire i mali a una perversità umana contro cui possa fare le sue vendette, che di riconoscerli da una causa con la quale non ci sia altro da fare che rassegnarsi. In parole semplici, ragazzi, dopo un po' di tempo nel quale la diceria, la credenza popolare sugli untori si era un po' spenta, peggiorando il contagio, la gente ricomincia a credere che esistano veramente gli untori. Un veleno squisito, istantaneo, penetrantissimo, erano parole più che bastanti a spiegare la violenza e tutti gli accidenti più oscuri e disordinati del morbo. Si diceva composto quel veleno di rospi, di serpenti, di bava e di materia d'appestati, di peggio, di tutto ciò che selvagge e stravolte fantasie sapessero trovare di sozzo, cioè di sporco e di atroce. Vi si aggiunsero poi le malie, per le quali ogni effetto diveniva possibile, ogni obiezione perdeva la forza, si scioglieva ogni difficoltà. Se gli effetti non si erano veduti subito dopo quella prima unzione, se ne capiva il perché. Era stato un tentativo sbagliato di benefici ancora novizi. Ora l'arte era perfezionata e le volontà più accanite nell'infernale proposito. Ormai, chi avesse sostenuto ancora che era stata una burla, chi avesse negata l'esistenza di una trama, passava per cieco, per ostinato, seppur non cadeva in sospetto di uomo interessato a stornare, cioè a distogliere, ad allontanare dal vero l'attenzione del pubblico, di complice, di untore. Il vocabolo fu ben presto comune, solenne e tremendo. Con una tale persuasione, cioè convinzione, che ci fossero untori, se ne doveva scoprire quasi infallibilmente. Tutti gli occhi stavano allerta, ogni atto poteva dar gelosia e
e la gelosia diveniva facilmente certezza, la certezza, furore. Qui, come sempre, Manzoni dà il meglio di sé quando scava nella psicologia, nella mentalità dei personaggi e specialmente delle masse, delle folle. Quelle stesse persone che, fino a poche settimane prima, quando gli appestati non erano ancora molti, non credevano granché alla leggenda degli untori, ora sono praticamente tutti pronti a giurare di aver visto almeno un untore nella loro vita. Era ovviamente la loro immaginazione, non avevano visto nulla, ma la paura, come sapete, fa vedere anche cose che non esistono. Due fatti ne adduce, cioè ne porta come prova, il Ripamonti, avvertendo di averli scelti non come i più atroci tra quelli che seguivano giornalmente, ma perché dell'uno e dell'altro era stato purtroppo testimonio, cioè testimone. Qui, come vedete, Manzoni cita una fonte importante, Ripamonti, due episodi. Li vediamo. Nella chiesa di Sant'Antonio, un giorno di non so quale solennità, un vecchio più che ottuagenario, quindi un vecchietto che aveva più di 80 anni, dopo aver pregato alquanto in ginocchioni, cioè in ginocchio, volle mettersi a sedere e prima, con la cappa, noi diremmo col mantello, ma no? Col vestito, spolverò la panca. Quel vecchio unge le panche, gridarono a una voce alcune donne che videro l'atto. La gente che si trovava in chiesa, fu addosso al vecchio. Lo prendono per i capelli, bianchi com'erano, lo caricano di pugni e di calci. Parte lo tirano, parte lo spingono fuori. Se non lo finirono, fu per strascinarlo così semivivo alla prigione, ai giudici, alle torture. Io lo vidi mentre lo trascinavano così, dice Ripamonti, e non ne seppi più altro. Credo bene che non abbia potuto sopravvivere più di qualche momento. Ripeto quello che ho detto prima, ragazzi, la paura, ahimè, ci fa vedere cose che non esistono. Questo vecchio di oltre 80 anni stava semplicemente pulendo il banco prima di sedersi in chiesa, viene scambiato per un untore e viene praticamente linciato, ucciso dalla folla. L'altro caso, e seguì il giorno dopo, fu ugualmente strano, ma non ugualmente funesto. Tre giovani compagni francesi, un letterato, un pittore, un meccanico, venuti per vedere l'Italia, per studiarvi le antichità e per cercarvi occasione di guadagno, si erano accostati, cioè avvicinati, a non so quale parte esterna del Duomo e stavano lì guardando attentamente, quindi tre turisti stranieri che stanno per visitare il Duomo. Uno che passava li vede e si ferma. Gli accenna un altro ad altri che arrivano. Si formò un crocchio, cioè un gruppo di persone, a guardare, a tener d'occhio coloro che il vestiario, la capigliatura, le bisacce accusavano di stranieri e, quel che era peggio, di francesi. Sapete che in quest'epoca Milano era in guerra contro la Francia. Come per accertarsi che era marmo, stesero essi la mano a toccare. Bastò. Furono circondati, afferrati, malmenati, spinti a furia di percosse alle carceri. Per buona sorte, il palazzo di giustizia è poco lontano dal Duomo e per una sorte ancora più felice, furono trovati innocenti e rilasciati. Anche in questo caso la gente vede una cosa che non c'è. Erano dei turisti, stavano osservando il bellissimo Duomo di Milano. Con le mani accarezzavano il marmo per toccare la consistenza della pietra, tutti gli scambiano per untori. Né tali cose accadevano soltanto in città. La frenesia si era propagata come il contagio. Il viandante che fosse incontrato da dei contadini fuori della strada maestra, o che in quella si dondolasse a guardare in qua e in là, o si buttasse giù per riposarsi. Lo sconosciuto a cui si trovasse qualcosa di strano, di sospetto nel volto, nel vestito, erano untori.
Al primo avviso di chi si fosse, al grido di un ragazzo, si suonava a martello, s'accorreva. Gli infelici erano tempestati di pietre o presi, venivano menati a furia di popolo in prigione. Così il Ripamonti medesimo. E la prigione, fino a un certo tempo, era un porto di salvamento, cioè se si riusciva ad avere la fortuna di essere portati ancora vivi in prigione, almeno la gente smetteva di mettergli le mani addosso. Ma i decurioni, noi consiglieri comunali, diremmo noi adesso, non disanimati dal rifiuto del savio, cioè saggio prelato, cioè prete, si parla ovviamente del cardinale, andavano replicando le loro istanze, cioè le loro suppliche, che il voto pubblico secondava rumorosamente, come dire, la gente ha voglia di fare questa processione. Cardinal Borromeo, per cortesia, la organizzi. Federigo resistette ancora qualche tempo, cercò di convincerli. Questo è quello che poté il senno di un uomo contro la forza dei tempi e l'insistenza di molti. In quello stato di opinioni, con l'idea del pericolo, confusa com'era allora, contrastata, ben lontana dall'evidenza che ci si trova ora, non è difficile a capire come le sue buone ragioni potessero, anche nella sua mente, essere soggiogate dalle cattive intenzioni degli altri. Se poi, nel ceder che fece, avesse o non avesse parte un po' di debolezza della volontà, sono misteri del cuore umano. Certo, se in alcun caso par che si possa dare in tutto l'errore all'intelletto e scusarne la coscienza, e quando si tratti di quei pochi, e questo fu ben del numero, nella vita intera dei quali apparisca un ubbidir risoluto alla coscienza senza riguardo a interessi temporali di nessun genere. Al replicare delle istanze cedette, egli, cioè il cardinale, dunque, acconsentì che si facesse la processione. Acconsentì di più al desiderio, alla premura generale, che la cassa dove erano rinchiuse le reliquie di San Carlo rimanesse dopo esposta per 8 giorni sull'altare maggiore del Duomo. Tra l'altro, questa cassa con le reliquie, ragazzi, la vedete raffigurata sotto il baldacchino nella parte centrale del disegno di Godin che ho messo in sovraimpressione. Non trovo che il Tribunale della Sanità, mi direbbe il Ministero, no, della Sanità, né altri facessero rimostranza né opposizione di sorte alcuna. Soltanto il Tribunale suddetto ordinò alcune precauzioni che senza riparare al pericolo ne indicavano il timore. Prescrisse più strette regole per l'entrata delle persone in città e per assicurarne l'esecuzione fece star chiuse le porte. Come pure, a fine d'escludere per quanto fosse possibile dalla radunanza gli infetti e i sospetti, fece inchiodare gli usci, cioè le porte, delle case sequestrate, le quali, per quanto può valere in un fatto di questa sorte la semplice affermazione di uno scrittore, ed uno scrittore di quel tempo, erano circa 500. Quindi quello che noi chiameremmo il Ministero della Sanità prende alcuni provvedimenti di precauzione, soprattutto dice: mi raccomando, non facciamo andare in processione almeno i malati, almeno gli attestati, se no contagiano gli altri. 3 giorni furono spesi in preparativi. L'11 di giugno, ovviamente 1630, che era il giorno stabilito, la processione uscì sull'alba dal Duomo. Andava dinanzi una lunga schiera di popolo, donne la più parte, coperte il volto d'ampi zendali, molte scalze e vestite di sacco. Venivano poi le arti, precedute dai loro gonfaloni, le confraternite, in abiti vari di forme e di colori, poi le fraterie, poi il clero secolare, ognuno con le insegne del grado e con una candela o un torcetto in mano. Nel mezzo, tra il chiarore di più fitti lumi,
tra un rumore più alto di canti sotto un ricco baldacchino, guardate l'immagine ragazzi, si avanzava la cassa, portata da quattro canonici parati in gran pompa, cioè molto eleganti, che si cambiavano ogni tanto. Dai cristalli traspariva il venerato cadavere, vestito di splendidi abiti pontificali e mitrato il teschio, cioè con la mitra, il cappello da vescovo per intenderci, in testa. E nelle forme mutilate e scomposte si poteva ancora distinguere qualche vestigio, qualche traccia dell'antico sembiante, quale lo rappresentano le immagini, quale alcuni si ricordano d'averlo visto e onorato in vita. Dietro la spoglia del morto pastore, cioè vescovo, dice il Ripamonti, da cui principalmente prendiamo questa descrizione, e vicino a lui, come di meriti e di sangue e di dignità, così ora anche di persona, veniva l'arcivescovo Federigo. Seguiva l'altra parte del clero, poi i magistrati con gli abiti di maggior cerimonia, poi i nobili, quali vestiti sfarzosamente, come a dimostrazione solenne di culto, quali in segno di penitenza abbrunati o scalzi e incappati con la buffa sul viso, tutti con torcetti, cioè con delle torce, delle candele in mano. Finalmente, cioè alla fine del corteo, una coda di altro popolo misto. Quindi immaginate migliaia di persone accalcate l'una vicino all'altra. Tutta la strada, tutto il percorso della processione era parata a festa. I ricchi avevano cavate fuori, cioè tirate fuori, le suppellettili più preziose. Le facciate delle case povere erano state ornate da dei vicini benestanti o a pubbliche spese, dove in luogo di parati, dove sopra i parati, c'erano dei rami fronzuti. Da ogni parte pendevano quadri, iscrizioni, imprese. Sui davanzali delle finestre stavano in mostra vasi, anticaglie, rarità diverse, per tutto lumi, quindi candele, luci ovunque. A molte di quelle finestre, infermi, cioè malati, sequestrati, guardavano la processione e l'accompagnavano con le loro preci, cioè con le loro preghiere. Le altre strade, mute, deserte, se non che alcuni, pur dalle finestre, tendevano l'orecchio al ronzio vagante, se non che, scusate, altri, e tra questi si videro fin delle monache, erano saliti sui tetti. Chiedo scusa per l'errore perché stavo guardando l'immagine. E questo è il punto in cui si capisce cosa ci fanno quelle persone sul tetto in alto, nell'immagine. Se di lì potessero vedere da lontano quella cassa, il corteggio, qualche cosa. La processione passò per tutti i quartieri della città. A ognuno di quei crocicchi o piazzette dove le strade principali sboccano nei borghi e che allora serbavano l'antico nome di Carrobi, pensate anche ai Carrugi in Liguria. Ora rimasto a uno solo, si faceva una fermata, posando la cassa accanto alla croce che in ognuno era stata eretta da San Carlo nella peste antecedente e delle quali alcune sono tuttavia, cioè tuttora in piedi, di maniera che si tornò in Duomo un pezzo dopo il mezzogiorno. Facciamo i conti, ragazzi, la processione è iniziata all'alba, quindi verso le 6, le 7 del mattino, si conclude 6 o 7 ore dopo. A ora di pranzo, a mezzogiorno. Guardate le conseguenze e poi ci fermiamo qui. Ed ecco che il giorno seguente, mentre appunto regnava quella presuntuosa fiducia, anzi in molti una fanatica sicurezza che la processione dovesse aver troncata la peste, le morti crebbero in ogni classe, in ogni parte della città, a un tale eccesso, con un salto così subitaneo, così veloce, improvviso, che non ci fu chi non ne vedesse la causa o l'occasione nella processione medesima. Ma, o forze mirabili e dolorose di un pregiudizio generale, non già al trovarsi insieme tante persone per tanto tempo, non all'infinita moltiplicazione dei contatti fortuiti,
attribuivano i più quell'effetto. Lo attribuivano alla facilità che gli untori ci avessero trovata di eseguire in grande il loro empio disegno. Cioè, praticamente quasi tutti i milanesi, rendendosi conto del fatto che già pochi giorni dopo la processione il numero di morti era ancora aumentato, quasi tutti capiscono quello che è successo, ma nessuno ha il coraggio di ammetterlo. E tutti continuano a dire: si vede che mescolato tra la folla c'era qualche untore, è colpa sua. Si disse che mescolati nella folla avessero infettati col loro unguento quanti più avevano potuto. Ma siccome questo non pareva un mezzo bastante né appropriato a una mortalità così vasta e così diffusa in ogni classe di persone, siccome a quel che pare non era stato possibile all'occhio così attento e pur così travedente del sospetto di scorgere untumi, macchie di nessuna sorte sui muri né altrove, così si ricorse per la spiegazione del fatto a quell'altro ritrovato già vecchio e ricevuto allora nella scienza comune d'Europa delle polveri benefiche e malefiche. Si disse che polveri tali, sparse lungo la strada e specialmente ai luoghi delle fermate, si fossero attaccate agli strascichi dei vestiti e tanto più ai piedi che in gran numero erano quel giorno andati in giro scalzi. Vide pertanto, dice uno scrittore contemporaneo, lì stesso giorno della processione la pietà cozzare con l'empietà, la perfidia con la sincerità, la perdita con l'acquisto. Ed era invece il povero senno umano che cozzava coi fantasmi creati da sé. Come molto spesso capita in Manzoni, dopo una lunga descrizione c'è una frase ad effetto finale, ve la ripeto e concludo col commento a questa frase. Era invece, noi potremmo dire era banalmente, il povero senno umano, la povera intelligenza degli uomini, che cozzava, che si scontrava e veniva sconfitta dai fantasmi creati da se stessa e la paura della gente che vede cose che non esistono, che fa vedere cose inesistenti, la paura di morire fa vedere cose che non esistono. Ci fermiamo alla riga 189, poi ci aggiorniamo fra qualche giorno per la lettura prima della parte centrale e poi della più lunga parte conclusiva del capitolo 32. Grazie per l'attenzione e un arrivederci a tutti.